Intesia nasce nel 92 per volontà di Progeo. Intesia è l'acronimo della missione aziendale, sta per integrazione di sistemi di imprese in agricoltura. Credo che l'evento di oggi sia un esempio significativo appunto del ruolo di integrazione che compie Intesia. Stiamo parlando della filiera cerealicola, cereali Progeo, e quindi l'obiettivo è quello di trovare il giusto equilibrio tra produttività e qualità, perché la filiera Progeo è rappresentata sostanzialmente dal mulino e dal mangimificio e 3500 soci conferenti. Quindi è un equilibrio difficile da perseguire, ma che, come dire, ci stiamo mettendo tutto l'impegno e credo che i risultati ci stiano dando ragione. Quindi l'integrazione in cosa consiste? Consiste nel capire il bisogno appunto della filiera Progeo, e determinare dei disciplinari di produzione con l'ausilio dei tecnici specializzati, Agrites, che è un'altra struttura controllata da Progeo, il coinvolgimento del CONASE, Consorzio Nazionale Sementi Elette, che, come dire, ha una competenza distintiva nella selezione, nella ricerca, selezione e varietale e moltiplicazione, quindi mette a disposizione poi il seme da poter coltivare nei contratti di coltivazione. Poi abbiamo SCAM, che è un'altra società controllata di Progeo, che è leader nella produzione di concimi organominerali e quindi si occupa della nutrizione e della difesa appunto dei cereali a paglia, con una peculiarità che è quella di impostare una linea di difesa e di nutrizione sostenibile. Dopodiché, una volta che abbiamo definito e individuato le linee da proporre nei contratti di coltivazione, tramite una rete di concessionari Progeo, come dire, molto capillare sul territorio, orientiamo le produzioni agricole in funzione di questi bisogni che abbiamo individuato.